Siamo a Ipachima con Alessandro Mazzoni, direttore tecnico di Nimax. La società presenta Ipachima Line Strategy, una soluzione software o software più hardware per l'interconnessione delle linee di produzione con i sistemi gestionali OMS. Quali sono i principali vantaggi del suo impiego in produzione? L'utilizzo di soluzioni tipo Line Strategy ovviamente permette un numero elevato di vantaggi. Tra i principali menzionerei la possibilità di raccogliere tutta una serie di dati dalle macchine presenti sulla linea di produzione, che possono quindi concorrere a realizzare un sistema di tracciabilità completo. Oltretutto possiamo conoscere in tempo reale quelle che sono le performance della linea di produzione, sapere anche se ci sono dei sistemi che non stanno performando correttamente e dare tutta una serie di informazioni sia ai responsabili di produzione che ai responsabili del controllo qualità. Si parla di soluzione software più hardware in quanto Line Strategy, per comunicare con i vari sistemi presenti sulla linea di produzione, quindi per soddisfare anche i requisiti dell'interconnessione, lo fa con due modalità, o via protocollo, quindi con la classica connessione Ethernet, o con l'ausilio di un sistema basato su PLC. Quindi anche per conoscere gli stati della linea, quello che sta succedendo in temporale sulla linea, possiamo mixare le potenzialità dei due sistemi di comunicazione. Quindi conoscere quello che sta succedendo in linea in tempo reale, riuscire a garantire una tracciabilità e la successiva rintracciabilità in caso di necessità di investigazione è sicuramente un vantaggio molto importante per le aziende. Andrea Noera, direttore vendite End User e Key Account, ci parla di Line Strategy, pensato con una logica scalabile e disponibile in tre diverse tipologie, Smart, Business and Enterprise. A quali esigenze rispondono le differenti versioni? Il software Line Strategy che noi proponiamo ha tre diverse tipologie. Il primo, che è di base, è detto Smart ed è per quei clienti che hanno i sistemi Nimax, ed è fino a 12 device, 12 periferiche. Poi abbiamo un secondo step che è quello business, con funzionalità multilinea e con un sistema di azione e retroazione che è tramite un utilizzo delle PLC. Questo sistema può gestire fino a 60 device. L'ultimo sistema, che è chiamato Enterprise, quello più completo, gestisce tutti i sistemi sulle linee da qualsiasi fornitore siano essi acquistati, con una personalizzazione del sistema e può gestire da 60 device in più, a differenza degli altri. Tutti questi sistemi corrispondono al discorso del 4.0 Industry. Siamo con Stefano Paolucci, Business Development and Marketing Director di Nimax. Quali sono le altre soluzioni innovative che presentate in fiera? Quest'anno portiamo in fiera due prodotti che vanno ad arricchire la gamma di sistemi di controllo e sicurezza di Nimax. Si tratta di sistemi di controllo di tenuta e di livello. Sono sistemi di sicurezza diffusi nell'industria alimentare del beverage italiana. La nostra offerta riguarda prodotti di marchio Bibull, multinazionale tedesca, e l'innovazione sta principalmente nel fatto che tramite un'unica interfaccia utente è possibile il controllo di due sensori, uno che controlla il livello di riempimento dei prodotti segnalando quelli troppo pieni o quelli troppo poco pieni. Il secondo invece è la tenuta stagna dei contenitori. La tenuta stagna dei contenitori è fondamentale per prevenire problematiche in ambito logistica di trasporto di pallet che non hanno la stabilità e anche per garantire la qualità del prodotto e il suo corretto confezionamento.